Eso me da la tercera, pero yo... Now, when I was a young boy, at the age of five, my mother said, "Go be the greatest man alive." But now I'm a man, way past 21. You gotta believe me, baby, I have lots of fun. I'm a man. Maybe you can't put them on. Mute pa. Lasciamo così, cosa ti dici? Io lo scelgo così. Vabbè. Boh, male come risponde. Molto più bassa con le asciughe del cibo. Non c'è mai più paragone qua con fome. Se ti galevi asciughe perché ti non serve quei bene dei lati. Quando è che è l'eco? Le tardi che usa sparò. Però alle medie molto meglio quella che te fa. Meni bellino, non che paragon. Il chioccolo ellittico favorisce di gran lunga il posizionamento in bocca, a discapito di quello rotondo che comporta un maggior allargamento della bocca e una difficoltà nel chiudere ai lati. Queste sono le due peculiarità principali del chioccolo ellittico. Il chioccolo ellittico con poggiamento e beccuccio rende il chioccolo molto più sinuoso e ne favorisce la stabilità, specialmente per quanto riguarda l'appoggiamento. Se noi vediamo un chioccolo di vecchia maniera, noi abbiamo questo movimento. Con il poggiamento abbiamo una stabilità. Sentiamo nel suono. Bene, un saluto a tutti i chioccolatori.